Ogni mattina così. Eppure dopo 30 anni avrei dovuto abituarmi. In fondo ho 2 occhi, un naso, una bocca come tutti. Sono fatto di carne ed ossa. Certo, magari sono messo un po' alla rinfusa. Ma se non fossi così non sarei più io. Il professor Pippo Bottini, insegnante d'italiano, che ama i fiori, i buoni libri, i bei mobili e che affronta sempre con poesia la realtà della vita, con le sue necessità e i suoi duri bisogni. Mens sana in corpore sano, come dicevano gli antichi. Al mattino non abbandonatevi subito al piacere dell'acqua gelata. Prima una buona mezz'ora di ginnastica per mantenere il fisico sempre somigliante all'ideale delle statue greche. Poi, quando i muscoli hanno ripreso tutta la loro elasticità e la loro potenza, via, senza più indugio, con allegria nella vasca, per un lungo bagno rigeneratore. E adesso a scuola. La nostra cara scuola che abbiamo sempre nel cuore, come diceva il De Amicis. Perché in fondo l'insegnante, oggi come ieri, è davvero un missionario, pronto a dare senza mai nulla ricevere. Oh, la spada da cornaso! Screanzati, lo dirò ai vostri babbi! Ma bisognerebbe sapere chi sono i nostri babbi! Ah, ma perciò, questi sono tutti figli della mignotta, capirai? Mignotta, dal latino mater ignota. E poi dice che il latino non serve. Mi scordavo l'antifurto. Batte in chiodo, eh? Ma che hanno fatto sciopero? Io è da carnevale che sto qua. Ma che ore sono? Sono le 8:20, sta arriva il professore. Ah, professore! Ma che ti sei perso il culo di scorta? Ma professore, fermate! Dai, ma che ti fanno scotto per le scuole! Professore, te fermi! Famo presto, dai! Ma dai, il passaggio! E dammi il passaggio! Non posso! Sono arrivato! Ecco qua! È cascato il professore! Professore! Quanto pesi! Ma professore, ma che mi caschi, ti sei fatto male? Mamma! Monta, va! Pedala! Dai, pedala, che pare a scuola! Avevo andato con lei! Pedala! Ma come? C'hai sta bella bricichetta matrimoniale e la vuoi mandare sfregata? Ma io devo andare a scuola! I ragazzi mi aspettano! E perché? A me non mi aspettano! Ah, professore,
Mi sa che aspettano più a me che a te, i ragazzi. A puttaniere! Mi ricordi a sua sorella! Arancette, cocaina pura, marijuana sciolta a pacchetti, ruscolini, hashish, siringhe, lupini? Che c'è? Dammi 100 lire di lupini e il resto tutto hashish. Va bene. Ecco qua. Senti, non ti faranno male tutti sti lupini, ragazzo? Oh, la coca che mi hai dato ieri era tutta bicarbonato. Dai, buono, non dire stronzette, perché io faccio il mio lavoro seriamente. Dentro c'era mezzetto di borotalco, ma era purissimo. E poi se c'era il bicarbonato è meglio, digerisci. Figlio di puttana! Buongiorno, reverendo. Ciao Pasquale, tuo fratello è un secolo che non lo vedo. E per forza, perché 98 anni di carcere. Ma adesso con la prossima evasione esce. Beh, se lo vedi salutamelo. Senz'altro. Pace e bene. Pace e bene. E allora far bravo, capito? Simone è far bravo, ciao. 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 Pepì. Che c'è? Mi sono scordato da la pistola. Però gli amici miei c'hanno tutti il mitra. Io so questa, che te posso ciao. Fare? Ciao. Frena? Frena, frena, professore, ti dico frena! E frena! E se mi vedono con te io mi comprometto! Professore, se ti serve qualche cosa, io sto sempre da ste parti! No, e che mi può servire? E che ne so, a tanti gli serve! Parlami d'amore, Mario! Professore, la metto a posto io! Bombolo, ma si può sapere cosa stai facendo? Gliela sgonfio io, se i nostri delinquenti gliela bucano un'altra volta. Prego, prima lei. Prima io? Ma che prima io, stronzone maschilista? Passa subito, sa? Maschio parabutto, ti taglieremo tutto! Maschio parabutto, ti taglieremo tutto! Maschio parabutto, ti taglieremo tutto! Maschio parabutto! Caro Bottini, tempi duri per chi ce l'ha ancora. Non c'è più religione. Eh no, religione c'è. Mi hanno anche aumentato le ore quest'anno. Visto la nuova moto che mi hanno regalato i miei parrocchiani? Bella, ma va a benzina o ad acqua santa? Professor Bottini! Chi è? È il preside. Oggi è in tenuta da compete in classe. Professor Bottini! Ma quante volte le devo dire che il passo non si cede? Ma una donna! Ma che donna è donna? Lei non vuol rendersi conto che le donne sono state abolite! Lei è un provocatore! Ora vado in classe! Faremo i conti dopo! Non ci facci casa, professore! Oggi con queste femmine abolite non ci si ragiona più! Mo dice che pure mia moglie può fare esperienze stramatrimoniali! E che vuol dire? Vedi, Bombolo, le esperienze extramatrimoniali di tua moglie sono quelle cose che quando ne parlano gli altri si chiamano corna. A cornuto! Ma che già si è sparsa la voce? Le buone notizie volano. Santa cocaina candida. Ora pro nobis. Santa bottiglia Molotov. Ora pro nobis. Santa Barbara degli attentati. Ora pro nobis. Cos'è Santa questa pagliacciata? Santa Tortone. Ora pro nobis. Santo Oppio Liberatore. Ora pro nobis. San Filippo Analfabeta. Ora pro nobis. Basta! Dovreste vergognarvi di scherzare con la vita del vostro insegnante. E poi azione si scrive con una Z sola. Somari! Azione con due Z è più rivoluzionaria. Vedo che mi avete pure messo le candeline. Tanti auguri a te. Grazie, ma non è oggi. Ma insomma, mi volete proprio far grattare i genitali maschili. Adesso basta, ragazzi.
Ogni bel giuoco dura poco. Tu, metti via quel gingillo. Non sei un po' grandicello per giocare con le pistole ad acqua? È quello che dico pure io. Oh, e chiama i corazzieri, no? Ragazzi, ma che fate? Il tribunale di classe ha condannato il professor Pippo Bottini, servo della scuola borghese reazionaria, alla pena di morte mediante P38. Ma quale P38? Ma che siete matti? Fermalo! Ma che fate sul serio? Ora lo vedrai. Fermati, vigliacco! E mo che ce fai con il libro cuore? E avanti, muoverò se sei capace! Buffone! Non è vero! Io non ho paura! Anzi, ho paura, ma non la esercito. Ebbene, se devo morire, mirate al petto! No, alla faccia! Ma che acqua è? Acqua dei piselli, professore! Sozzoni! Con 4 Z! Caro professore, capisco le sue ragioni, ma qua bisogna che ognuno di noi, come si dice, si adegui ai tempi. Per quanto mi riguarda, come vede, sono già a buon punto. Le distanze con gli studenti oggi si tengono in modo diverso. Prende esempio da me. Ma lei sta fermo là, la sua è una posizione strategica, le manca solo la torretta con la mitragliatrice. Ma io passo da una classe all'altra, sono a diretto contatto con il nemico, con lo studente. Mi ci vorrebbe un carro armato, me lo passa il ministero, no? Ma quale carro armato, professore? Lei parte all'attacco, lei offende! Io? Ma se io sono gentile e cavaliere con tutti, scusi. Lo vede? Reo confesso. Ma come le può saltare in mente di cedere il passo alla professoressa di applicazioni tecniche? Non lo sa che per una femminista quella è un'offesa più grave che se l'avesse dato un cazzotto in bocca? Ma veramente il cazzotto lo ha dato lei a me? Legittima difesa ideologica. Professore, se lo lasci dire da me, lei, in una scuola come la nostra ormai all'avanguardia, ci sta come i cavoli a merenda. Io? Ma se ho anche ceduto un'ora d'italiano a Don Luca per il suo seminario di rock and roll. Va bene, professore, torniamo a bomba. Ma che è, già l'attentato di mezzogiorno? Ma quale attentato? Sono gli esperimenti nell'aula di fisica. Per esempio, quei ragazzi che lei tanto disprezza stanno costruendo per hobby una piccola bomba atomica. Mi pare giusto. Manca solo l'uranio. Per ora. Ma il congegno è perfetto. Sono ingegnosi, sa. Dei piccoli fermi. Ma quale fermi? Quelli non stanno fermi mai, signor preside. Ma lei, diciamo la verità, li provoca, professore. Io? Ma se mi hanno anche fucilato al piscio e all'orina. Sì, va bene, ma lei li aggredisce, li violenta con quella sua anacronistica retorica da libro cuore. Via, professore, faccia un po' di autocritica. Ma scusi, questa scuola non si chiama anche Edmondo de Amicis? Che vuol dire? Edmondo de Amicis, Edmondo Bernacca. Il tempo cambia, si sa, oltre ogni previsione. Questo de Amicis, in confidenza, io non l'ho mai letto. E lei? Letto? Ma io l'ho imparato a memoria. E ha fatto male, malissimo. Il De Amicis, nel contesto odierno, è un pornografo. Il libro cuore corrompe le tenere coscienze dei giovani. Lei, professore, è un alfiere della cultura fuorviante. E che vuol dire? E che ne so. Insomma, per dirle in termini pedagogici moderni, lei è uno stronzo. Vada. Vado. Salve, professore. Salve, che belle rose. So di plastica, le sto lavando. Anzi, mo l'asciugo pure. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Stia attenta, professore, che oggi i ladri vanno in giro con i petali farsi. Che so di plastica pure quelli, professore? No, questi sono ancora veri. Li ho comprati a una liquidazione. Sono io, Filippo. Oh, Filippo, che bella sorpresa. Ma quale sorpresa? Sono 20 anni che vengo sempre lo stesso giorno. I fiori, che pensiero gentile. Entra, Filippo, vieni, caro, vieni. Accomodati, vieni, caro. Mi accomodo. Sempre sullo stesso divano, naturalmente.
Magari una volta ogni 20 anni si potrebbe cambiare la tappezzeria, no? Sei venuto in bicicletta, eh? Sì, zia Marta. Sempre il solito scavezzacollo. Ma lo sai che la bicicletta è pericolosa? Perché non hai preso una carrozza? Ma zia Maria, le carrozze non ci sono più. L'ultima l'hanno portata al museo l'anno scorso. Oh, senti che bugiardo, Maria. Ora non ci sono più le carrozze. Filippo, Filippo, ma lo sai che se dici le bugie ti si allunga il naso? Ancora. Come no? E come va la scuola? Ti vogliono bene i bambini? Scommetto che ti ammazzi di fatica. Beh, più che altro mi ammazzano loro. Come? Cioè, voglio dire che mi inondano del loro affetto fino quasi a soffocarmi. Ah, ecco. E il preside è contento di te? E come no, per me ha sempre una parola buona. Sempre la stessa, magari. Ecco il tuo cacao, Filippo. Ma lo sai che quel tuo preside l'abbiamo avuto a scuola da noi? Vero, Marta? Certo. Eccolo, è qua dentro anche lui, nell'album di famiglia. 50 anni di scuola. Ora te lo facciamo vedere. Ecco, questo è il preside. Era un ragazzo così chiuso. Anche adesso è molto chiuso, anzi trincerato. Aspetta, eh. Ecco, e questo sei tu. Non sei cambiato affatto. E certo, la foto è di 6 mesi fa. E questa è la Dalgisa, una così bella ragazza. E tu te la sei lasciata scappare. Eh beh, a volte la sfortuna. Filippo, ma non ti pare che sia l'ora di sposarti? Hai conosciuto qualche signorina in questo periodo? Sì, stamattina ho accompagnato al lavoro una ragazza. Brava. Dicono di sì. Adesso basta, finiscilo con queste tue domande. Anzi, facciamo un po' di musica. Marta, prendi il casco dello zio Virginio, eh? Ma no, bene. Ma sono 20 anni che prendiamo il casco dello zio Virginio. Come ti sta bene? Sembri un soldato d'oltremare. E va bene, riconquistiamo la Libia. Vai. E pensare che lì sotto era pieno di petrolio. Solo noi cercavamo l'acqua. Tripoli, bel suol d'amore, ti giunga dolce questa mia canzon. Sventoli il tricolore sulle tue sponde al rombo del cannon. Naviga la corazzata, benigno è il vento e dolce la stagion. Tripoli, bella e gagliarda, sarai gagliarda al rombo del canon, al rombo del canon, al rombo del canon, al rombo del canon, al rombo del canon. Oh, con sto rombo del canon ci avete rotto i coglioni. Mannaggia, oh, ci mancava pure questa. E mo come faccio? Oh, che volevo fare, stai partita a scopa? Ma fate il solidario, va! Scusi, non vorrei offenderla, ma posso esserle utile? E me puoi essere utile, sì. Oramai ho fatto tardi, tanto per fare una cosa nuova. Dai, va, andiamo con sto catorcio. Prego. Eh no, caro maschietto, guido io se non l'hai capito. Come vuole. Che ti sei offeso dell'altro giorno? No, anzi, le volevo mandare un mazzo di fiori, e cioè di carciofi, per chiedere le scuse. Ah, vedi, il professore ha rimorchiato. Fate sposare. Che sono amiche tue? Ma cosa dice? E beh, che ci sarebbe di male? Sei sposato? No. Sei accompagnato? Insomma. Da una donna o da un uomo? Ma cosa dice? Beh, che ci sarebbe de male. In fondo pure gli uomini sono donne come tutti gli altri, no? Ciao Luca. Ciao Lalla. Ancora un po' che dimagrisco divento come te. Ancora un po' che dimagrisco e divento come te. Dal Vangelo secondo Matteo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E one, e two, e one, two, three, sia lodato Gesù Cristo. Pane, pesce, fish, pane, pesce, bread and fish, il diavolo farà Gesù Cristo.
niente. Alleluia, 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 alleluia. Professore, si tebbi al cappuccino, è meglio che so via subito. Che mo escono sti selvaggi, vede nel cabaret, o sai che succede? Peggio della guerra di Troia. Buono, sa di pesce. E beh, oggi è venerdì. Che volevi, che sapevate pollarosto? Oddio, mo arrivano! Scappa, professore! Oh, 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 fermi! No, ma che fate? Sono il vostro produttore! Un po' di rispetto! No! Si è fatto male, professore? Eh? No, io lo prendo sempre così, il cappuccino, ristretto. Bami, 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 che i cornetti ci sono per tutti. Bami, bami, state buoni. Un cornetto. Alato, 250 lire per un cornetto. Per servizio corazzato non ce lo metti. Io qua sto in zona di guerra, sa, che te credi? Affamatore del popolo! Speculatore schifoso! Dammi due cornetti, i soldi li porto domani! No, no, metti che domani fate ne manco uno scippo a me chi mi paga! Speculatore zozzo! Due cornetti! Queste non so buone! Come non so buone? L'ha fatta mia madre! A ridammi i cornetti! A ridammi i ridatti da tua moglie! Delinquenti! Assassini! Ti bruciano gli occhi? No, no, me lo dai proprio al culo. Vedi, i ragazzi sono come gli uomini, sono bambini. E tu li devi impegnare sul concreto. Fin da piccoli devono capire che il politico e il privato sono tutt'uno e che la ruolizzazione del maschile e del femminile va cancellata. Tu, per esempio, tua madre l'hai sempre vista in cucina davanti ai fornelli, no? Faceva uno spezzatino con le olive. Ecco, tu c'è il complesso dello spezzatino di tua madre. Insomma, lo spezzatino di mamma è rimasto qua. Va rimosso lo spezzatino, se no resterei sempre maschilista, maschiocratico e mascarzone. E come si rimuove lo spezzatino? A martellate. Prego. Prima io, eh? Eccolo il rimosso. La donna che recupera fin da piccola il vissuto ancestrale maschile. Donna Faber, insomma. Ecco, qui lo puoi vedere praticamente. La donna che si riappropria degli antichi mestieri simbologici del potere. Posso aiutare? A che livello? Andiamo, va, se no mi sa che rimedi una chiave inglese in bocca. In fondo è vero, la donna, qualunque lavoro faccia, non perde la sua femminilità. Come? Non perde la sua femminilità! Ma non dire stronzate! Come? Non dire stronzate! Ah, avevo capito bene. Donna Faber, eh? Niente, niente, sta donna Faber è parente di donna Summer. Ah? Lascia perdere, quella è un'altra cantante latina. Ma l'uomo Faber dov'è? E la sua non è una classe mista? Certo, eccolo, sta qui lo metto Faber. Prima io, vero? Prima due diritti, poi un rovescio. A sto punto, Fiobello, dovevi calare. Ma qui c'è scritto che bisogna calare dopo tre. Io non ci sto a capire più niente. Fa po' come te pare. Tiè, scusa, a reggi il pupo che devo finire da stirare. Senti un po'. Com'è, De Sale? De Sale non lo so. De Fuoco va benissimo.
Ma questo ragazzino di chi è? È nostro! Nostro? Come non lo sai? A scuola ci abbiamo due ragazzi padri. E come al solito le madri non si sa chi sono. Poverelli, seduti e abbandonati. E certo che un bel maschione come te oggi deve stare attento, eh? Non mi guardi così. Ah, professore, gli studenti lavorano subito, subito in classe sua. Mi vogliono. È la prima volta in 10 anni. Tieni, corri subito. Posso? Corri, corri, te dovessero scappare. Pissi, pissi, pissi. Come ti chiami? Margherita. Dal libro cuore di De Amicis, la maestrina della penna rossa. Ma ce n'è un'altra che mi piace pure. La maestrina della prima inferiore, quella giovane che ha due belle pozzette sulle guance e porta una gran penna rossa sul cappellino. Traduzione. Ma ce n'è un'altra che me la farei subito. La prof della prima media, quella superbona che c'ha due belle chiappe a mandolino e porta il cappello alla paragula. Quando gli scolari escono, corre come una bimba dietro all'uno e all'altro per rimetterli in fila. E a questo tira su il bavero e a quell'altro abbottona il cappotto perché non infreddino. Traduzione. Quando i militari escono, corre come una satanata appresso all'uno e all'altro, non sapendo più a chi dare i resti. E a questo slaccia i calzoni. E a quell'altro tira su le mutanne perché non gli si infreddi il calimero. Selletta, vergognati! Ma si vergogni lei! Questa è l'ora del collettivo di classe, lei qui è un ospite! O zitto o fuori! 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 Silenzio! Fuori, ma quale collettivo? Fuori. Voi state profanando questo libro meraviglioso! Questo libro è una cagata! Abbassa fuori! Fermi, che fate? Sono il vostro professore! Indietro! Scemo! 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 Attento, prof! Scemo, 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 scemo. Racconto mensile. La piccola vedetta lombarda. In una bella mattinata del mese di giugno, pochi giorni dopo la battaglia di Solferino e San Martino, un piccolo drappello di cavalleggeri di Saluzzo andava di lento passo per un sentiero solitario, esplorando attentamente la campagna. Guidava il drappello un ufficiale e tutti guardavano lontano, davanti a sé, con occhio fisso, muti. Arrivarono così a una casetta rustica, davanti alla quale se ne stava tutto solo un ragazzo d'una dozzina d'anni. Era un bel ragazzo dal viso ardito, con gli occhi grandi e celesti, coi capelli lunghi e biondi. Appena visti i cavalleggeri, il ragazzo corse loro incontro. Hai visto passare degli austriaci, ragazzo? No, da 3 giorni. Hai buona vista tu, Monello? Io vedo un passero lontano un miglio. Saresti capace di salire in cima a questo albero? In mezzo minuto ci salgo. E allora sali, va su dunque, svelto. Un momento che mi levi le scarpe. Il ragazzo andò su come un gatto. Oddio, che è? Piano, In pochi momenti salì agile sulla cima dell'albero, avviticchiato al fusto, con le gambe fra le foglie, ma col busto scoperto e il sole che gli batteva sul capo biondo, che pareva d'oro. Che cosa vedi, ragazzo? Niente. Guarda meglio. Ecco, adesso vedo. Che vedi? Un par de coglio, un battaglione di cacciatori. Saranno tirolesi. Scendi, ragazzo. Oh, ma che mi avete preso per un fagiano? Moni? Scendi, ragazzo, t'han visto. T'ho detto scendi. Oh, io scenderei, Marculo, mi rimane qua sopra. Scendi. Ma lì, Mortè, ce l'hanno proprio con me! Scendi, maledizione!
o passo la caccia! Evviva l'Italia! Povero ragazzo, povero bravo ragazzo. La maestrina dalla Venna Rossa è... Cavalleggeri, ufficiale, maestrina! Ma che posto è questo? Forse non sono morto. Magari sono soltanto prigioniero. Ah, te sei svegliato, eh? Ammazza che crocca che hai preso. L'albero era alto. Ma che albero, che sei diventato scemo? Vorrei dire la lavagna. La lavagna, la scuola. Ma dove mi trovo? A casa mia, l'unico ospedale che funziona a Roma. Ti bevi questa, va. Che è? È una bevanda indiana contro il mar di testa. L'ho presa a Calcutta. La fanno con le feci delle vacche sacre. Porca vacca! Buono! Lalla! Lalla, che me ne presti un paio di mutande? Te posso da queste, ma quando entrano? Mi sono tanto dimagrito lì. Ma chi è? È Atos, un femminista argentino. Abita nella stanza accanto. E dove va? Nella stanza accanto, ci abita. È la moglie di Atos? Ma che sta di... Atos è lesbica. Caro Bottini, abbiamo preso una bella botta domani, eh? Ciao, ci vediamo ieri. Oggi è meglio lascia perde. Pampuri, ma che ci fai qui? Come che ci faccio? Abito nella stanza accanto. Ma che, nella stanza accanto c'è il Grand Hotel? Ma state zitto, questa è una comune. Noi ci avevamo in comune tutto. Per bagni, i vestiti, la cucina, la roba da magnà. E mo io e te ci avevamo in comune il letto. Ma che fa? Si corica qui? E che vuoi, che dormo per terra? Ma per terra ci posso dormire io. Già, e poi io faccio l'amore da sola. Ma allora lei... noi... Maestrina! Ma state zitto. Dunque, come si fa un'inchiesta sessuologica sul cosiddetto amore mercenario? Occorrente un questionario e una cosiddetta passeggiatrice. Il questionario lo metto io, la passeggiatrice ci provvedete voi, perché il ministero, ancora, certi sussidiari scolastici non li fornisce. Posso portare mia sorella? Passeggia? No, lavora a casa. Allora niente, la terremo presente quando faremo l'inchiesta sulle famiglie Squillo. Ora passiamo alla formulazione del questionario. Prima domanda, prendete appunti. Dove che avviene il rapporto? Scrivete: letto, sedile da tomobile, fratta, in cespuglio o contro del muro? Cancellare con un frego le risposte che non vi interessano. Io conosco una ragazza che lo fa nel sacco a pelo. Ah, brava! E allora tu ci aggiungi sotto, pelo a sacco, e ci freghi dove vuoi. Ora, passiamo alla seconda domanda. Quanto guadagni la sera? Fai regalare fattura? La paghi la IVA? Quanto trattiene per sé in percentuale il collaboratore stratale vulgo Pappone? Avresso... Ma non sarebbe giusto che pure le prostitute ci avrebbero la mutua? E non è giusto, no! E che le vuoi far uscire da un casino per farle entrare in un andro? Lo studente Zevetta è desiderato al telefono. Scusami tanto, prof, deve essere il mio avvocato. Dunque, eravamo rimaste al casino. Ah, ci arrisemmo? Ah, statta zitto, ignorante! Questa è una lezione di sessuologia che fa parte del mio corso di scienze! Pensa un po', oggi vanno a pezzoccole, bisogna essere uno scienziato. Cornuto. Qual è il suo onorario per una prestazione semplice? Quante ore lavorative effettua? Qual è il suo reddito medio giornaliero? Oh, è karma, e che è sto reddito? Io in caso mai chiedo il mio equo canone, che poi certe volte mi accomodano e mi fregano pure la borzetta. Breva, breva, questo deve sapere l'opinione pubblica italiana.
che noi commercianti onesti della zona siamo continuamente taglieggiati. Ma insomma, quanto rimedi al giorno? E a te che te frega? Tanto per non essere volgare. Beh, ma mo dico io, ma che famo? Mettiamo a piazza il bilancio della ditta? Non è vero, Massico? La domanda non è pertinente. Noi ci siamo sottoposti di buon grado per venire incontro ai desiderati della circoscrizione a un'indagine di tipo sessuologico e non fiscale. Quanto guadagniamo per non essere volgare sono cazzi nostri. Bravo, il signor Masticone ha pienamente ragione. Anche noi teniamo il segreto professionale. Lei, come collaboratore stradale, ha rapporti anche con altre operatrici del sesso? Sì, magari ci provo, la botto dei cazzotti. Veda, un collaboratore stradale serio ha la prerogativa della fedeltà, anche perché modestamente il suo lavoro non gli lascia tempo per altre distrazioni. Di che tendenze politiche sono in genere i suoi clienti? E che ne so io? E mica sotto le mutande c'è nel distintivo del partito, Non è vero, Massico? Comunque noi escludiamo rigorosamente gli opposti estremismi. Sei iscritta al collocamento? Ce l'hai le marchette? A che è andata in pensione? Che succede? È la ricerca di testimonianze per il seminario sul sesso. E quella è la testimone? Ma quale testimone? Quella è una zoccola. Qual è la sua posizione sulla società permissiva dei paesi tardo-capitalisti? Uffa, ma che è l'interrogatorio? Io già c'ho mal di testa, poi come faccio a lavorare? Qual è la sua opinione sulle femministe? Io che ne so, che devo dire, amore? Secondo noi le femministe sono tutte lesbiche, di cui è un articolo che non trattiamo. A chiavicone, ma non te vergogni, sto sfruttatore zozzo. Signorina, moderi termini, qui siamo in un seminario scientifico. Ma va. Prima ci chiamano e poi ci insultano. E poi te che te frega? Il grano è mio e lo gestisco io. Breva, e facciamola finita con queste femministe che fanno l'amore a gratis. Questa è concorrenza sleale. Come si permette di oltraggiare così la signora? Si ritenga schiaffeggiato. Oh, ma chi è sto mongoloide? Bravo. Ma avevo detto a lui, mica a me. Motte sistemo. Dai, che oggi state facendo? Sulla cercata che tu la bambola! Mo ci penso io! E lo sai! Siete in galera, vi mando! Chi è? Manda! E te pare non c'era pure lo sciopero dell'acqua? Oh, squaglia, che arriva la madama! Che sono? Stavo tagliando la mula! Corriamo rischi, vero? Vai tranquilla, è una settimana che prendo la pillola. Torna piccina mia, torna dal tuo papà, egli t'aspetta sempre con ansia. Sono loro, Maria, vai ad aprire! Subito! Ecco, ecco!
Sono loro. Oh, che bella sorpresa. Avanti, accomodatevi. Ciao, vieni, Filippo, vieni. Oh, grazie. E questa è Lalla. Che bella ragazza. Marta, Marta, vieni a vedere Lalla, quanto è bella. Oh, quanto è bella Lalla. Lalla, zia. Buongiorno, signora. Oh, i fiori, grazie. Togliti il cappotto, fatti vedere. Ma no, zia, siamo di passaggio. Andiamo, ci fermiamo solo un attimo. Oh, come sei bella. Sembra la regina Margherita da giovane. No, ma che regina Margherita? Lalla è una ragazza moderna. Filippo, una donna non si percuote neanche con un fiore. Scusa, le sai, sono un po' antiquate le zie. Ma che antiquate, sono così carucce. Sei tu che sei antiquato. Beh, vieni, voglio farti vedere una cosa. Vieni, speriamo vieni bene. Con noi. Guarda, questo è il nostro corredo. L'abbiamo ricamato con le nostre mani. Quanti anni. E poi non ci è servito a niente. Siamo rimaste signorine. Scusa, zia, ma a Lalla queste cose non interessano. Lei è di un'altra generazione. Tu state zitto. Che ne sai delle cose di noi donne? Come di noi donne? Ah, vedi che bella roba. Ammazza che forza. Oh, questa su un paio di jeans è il massimo. Guarda un po', che gli vuoi di? Prendila, cara, è tua. E quando vi sposerete sarà tutta roba tua. No, ma che sposerete, zia? Mica ci dobbiamo sposare. Come? Non la sposi? E vorresti lasciare una così brava ragazza dopo averla compromessa? Seduttore! Libertino! Giusto, mascalzone! Come mascalzone? Ma a che gioco giochiamo? Ma scusa, io come devo essere, maschilista o femminista? E tu sei femmina o sei omina? Vedi, tu come tutti gli uomini capisci poco. Una donna, anche se femminista, conserva sempre il piacere per certe cose. Per esempio un vestito. Una donna oggetto se lo mette per piacere al maschio. Una donna emancipata se lo mette per piacere a se stessa. E poi, anche io ho diritto ai miei momenti di perversione femminile, no? Già, ma io come me devo comportare? Che ne so, quando sei maschietto o quando sei femminuccia? Oh, io per starti appresso mi sono ammazzato de modernità. Mi sono imparato a parlare romanesco. Sono stato pure a lezioni private de parolacce. Oh, io prima non dicevo neanche fesso. Senti un po' mo'? Cazzo, minchia, figa, culo, non mi rompere i coglioni, cacca, merda, piscia. Bravo, c'hai stoffa. Tiè, guarda qua. Ho provato pure a mettermi i blue jeans. So così stretti che come tiro sulla chiusura lampo il meglio mi rimane de fuori. Ma quelli che portano sti garzoni, ma dove se lo mettono? In saccoccia? E se vede che non sei fatto per l'unisex? Ah, già, l'unisex. Ti confesso che non ho ancora capito la sottile differenza che passa fra l'unisex e il froce. Adios. Ma vaffanculoso. Ma che tiene? Oggi tiene le sue cose. Scemo, 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 scemo. Grazie. Desidero semplicemente ringraziarvi per la calda accoglienza tributatami. E do subito la parola allo studente Franco Selletta. Bisogna anzitutto fare chiarezza sulle effettive cause delle azioni violente che quasi ogni giorno si verificano in questo pacifico istituto. Vi leggo le ultime statistiche. Studenti iscritti al De Amicis 378, ospedalizzati 202, feriti leggeri 128, illesi qui presenti 48. 48 fino a sto momento. Chiedo la parola. Il signore ha chiesto la parola. E chi se ne frega? E chi se ne frega? La parola invece la diamo ad uno dei protagonisti abituali della violenza nelle scuole, il professor Pippo Bottini. Come rappresentante dei feriti leggeri io chiedo, che cosa dobbiamo fare per sottrarci alla violenza? Andatene! Taglia che meglio. Sarò breve. Noi dobbiamo rifarci alla tolleranza, alla generosità, agli ideali del libro cuore. Altrimenti il sangue chiama sangue, le pistole chiamano pistole, i bastoni chiamano coppe. Ecco, io ho finito. No, hai proprio chiuso. Vado a rendere. Disgrazia!
disgraziato, ecco che fine fanno le bottiglie di pomodoro mie. Quando vieni a casa ti do la buonanotte a calci in bocca. Ecco la violenza da dove nasce, dai genitori oppressivi, dalla famiglia borghese. Ma quale borghese? Mio marito fa il monnezzaro. Ha ragione il professor Bottini, la scuola è venuta meno al suo dovere, lasciando che questa marmaglia distruggesse i sacri ideali. Chi è lei che osa insultare così la popolazione scolastica? È mio padre, e presta pure i soldi a strozzo. Strozzina a tuo padre? Io i soldi che guadagno li spendo per comprarti la pelliccia. E chi la vuole la pelliccia tua? Tiè, arripigliatela. Brava Patrizia! Vai, vieni con te. Signori! Compagni! Fratelli! A fine la mignotta! Oh! Alla fine siamo tutti italiani. Dunque, l'unico sistema per porre fine agli episodi di violenza nella nostra scuola è che tutti si impegnino a non portare in classe più di una pistola a testa, ossia la limitazione degli armamenti. Boni, che i cerotti non abbastano per tutti. Io dico che a scuola si deve venire per studiare. Bravo, ma con che studiamo? In classe mia il professore è latitante da 3 anni. Noi avevamo cambiato 6 professori in 3 settimane. L'ultimo, per farlo rimanere, avevamo dovuto legare la cattedra. Noi ci avevamo i quadrupli turni. Alla classe mia gli tocca da 12:30 alle 6 del mattino. Non si può negare che ci siano talune circostanze obiettive che esasperano gli animi spingendoli alla violenza. Ragazzi, noi vi comprendiamo. No, no, voi siete proprio rotto i coglioni. Che schifo un topo! Ma quale topo? Quello è il mio compagno del banco. In classe nostra i topi sono l'unici che passano sempre. Ne prendo la parola. Dunque, da un punto di vista sessuo-politico, la violenza, come dice Reich, trae origine dalla repressione sessuale. Infatti, a ben guardare, il termine cazzotto deriva da cazzum, latino. Ma stia zitto lei, pederasta, che ieri è stato sorpreso al gabinetto con 2 ragazzini. Beh, era per un sondaggio. La finisca lei, che ha una casa squillo nel mio stesso palazzo. Casa squillo io? Ma casa squillo sua moglie? Ma come si permette? Fermi, fermi indietro, indietro. Ma che scorcacciore! Mo ce penso io. Cazzotti e pistola, scalassoni e pancimbo. Tutti a scuola, con il pistol rock and roll. Pam pum, pam pam pum, pam pum pam, pam pum, pam pum, pam pam pum, pam pum pam, pam pum. E shubi dubi duba, pistola e cazzotti, batte i denti come shock. Neri e nasi rotti, noi balliamo il pistol rock. Pam pum, pam pam pum, pam pum pam, pam pum, pam pum, pam pam pum, pam pum pam, pam pum. E subito mi si reme la mia e la volante vola. Ambulanza e polizia, tutti a scuola, tutti a scuola. Shubidu, Jumai, Desiree, Maria,
Professor Omaggi, certo che ci avete dato una bella lezione a quei chiaviconi di studenti, eh? Ci avete lasciato pure il segno. Si rivediamo dopo due lunghi mesi. Che volete? Te volemmo parlare, occhi de fata. Pensa che siamo appena sboccati de galera. E la prima visita lo sai per chi è stata? No. Per te. Non vi sentite commosso, professore? Non mi fate mica paura, sapete? Andate via o chiamo la polizia. Già, ma non ho il telefono. E poi la polizia ormai sta tutta a scuola. Ma insomma, che volete da me? Te volemmo parlare d'affari. Vedi, il nostro comune amico qui presente ha intrapreso un'attività di morto culturale e paradidattica. Ah. Fai vedere l'articolo, Pasquale. Dunque, professore, voi già avete presente il libro Cuore? E noi giusto appunto di questo dobbiamo parlare. Insomma, in poche parole, una vendita editoriale. Vendere il libro Cuore? Ma se non lo legge più nessuno. E quante copie pensate di venderne? Assai. Assai? Ne volemmo vende proprio tante e tu ce devi dare una mano. Io non capisco. Mo te faccio capire. Vedi, questa è un'edizione speciale, numerata, finemente arilegata e con un contenuto, diciamo pure, prezioso. Voilà! Droga! Che simpatico che è! Che ci volevi trovare dentro, la piccola vedetta lombardola? Ma scusi, ma la droga non la vende già tanto bene lei con quel suo piccolo spaccio ambulante? La vendevo, fino a poco tempo fa. Ma poi con tutto il casino che avete combinato voi vicino alla scuola, la polizia che prima chiudeva un occhio, adesso gli ha spalancato tutte e quattro. Sapete com'è in Italia? Prima tutto allargativo, poi tutto stringitivo. Giusto, era ora che si stringessero i freni. Oh no, ma poi scusi, io che c'entro? Centri. Ce devi entrare per forza. Per forza o per amore? Che amore? Vedi, questo libro finemente ha rilegato. Contiene pure un'illustrazione di morto pregio. Voilà. Lalla. Lalla è il suo amatissimo bambino. Lalla ha un figlio. E che non lo sapevate? Ce l'ha in campagna. E chi è il padre? Lei dice che l'ha fatto solo lei, ma di solito bisogna essere almeno in due. Guarda quant'è carino. È certo che sarebbe un peccato se non si conservasse così bene in salute. Ma per fortuna ci siamo noi, che lo teniamo sotto controllo. Arrivo là. Qui sta veramente bellino, pare un agnellino. Prima de Pasqua. Abbiate pietà, vi prego. Che devo fare? Oh, lo vedi che comincia a usare il cervello? E mo devi cominciare a usare il cuore. A voi. Qua c'è roba per 3 milioni. 3 milioni? E dove li trovo? E perché io prima devo li trovare, professore? Nelle scuole, che ci vuole? Alunni, docenti, bidelli? Questa è un'edizione scolastica che sembra fatta apposta per te. Se vediamo fra una settimana, cor grano. Professore, dimenticavo una cosa molto importante. È inutile dirvi che di questo nostro incontro voi non dovete parlare con nessuno. E meno di tutti con la vostra cara amica Lella. Shh. Mosca. Bye bye. E a ricordate, eh? E a ricordate, eh? Stupefacente. Insomma! Oh,
Signor Bottini, bella assemblea ieri sera. Bravo, ti sei battuto come una pecora. Abbiamo avuto ben 27 feriti. C'è nulla sul giornale? Ah! Ah, c'è sempre il cuore, eh? Guarda che mica te ne vergognerai, no? No, ma che vergogna? E che c'è sul giornale? Non l'ho ancora letto. Sto guardando, va, 35 attentati, 18 morti, 76 arrestati. Niente, il nostro 27 non è uscito. Beh, forse se ci impegniamo di più, magari il prossimo sabato. Oh, 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 sente questa! La polizia a Fiumicino adopera i gatti antidroga. Un felino scopre 20 kg di eroina nascosti dentro una forma di parmigiano. Oh, le pensano tutte, eh? Ciao, Patini. Il giornale, Pampuri. Ah, ma carità, tientelo pure, se ti fa comodo. Adesso pure i gatti. Oddio, la polizia! Possa via, sbirro! Preso! L'ho preso! È una settimana che gli sta dalla caccia. Me se mangiava tutte le pizzette. Bombolo! Che c'è? Vieni qua, devo farti una domanda. Basta che non mi domanda i soldi. Ma secondo te, chi potrebbe essere interessato in questa scuola all'acquisto di droga? No, no, io la spia non la faccio. Una volta un padre gli ho detto che il figlio si drogava, mi hanno menato in due, il figlio e il padre. Ma se tu dovessi vendere un libro come questo, dove li troveresti i drogati? Ah, professore, ma che sta dai numeri? E dai numeri sì, stai a fare un casino. Ricominciamo. Io sono il professore e tu l'alunno. Interrogazione. Come si vende la droga? Chi la compra? Dunque, la droga si vende al cesso, in palestra, per le scale, in cortile, in biblioteca, in ascensore e soprattutto in classe. E chi la vende? Tutti. E chi la compra? Tutti. Ma allora è un mercato libero. È libero, sì, fino a quando non te carcerano. Tiè! Che vuoi te? Ancora non hai scoperto niente. Spione, gatto della Digos. Fumi? No, in salita mi fa male. Marijuana? Sì. No. Interessa questo libro? Io c'ho l'edizione deluxe. Pure la concorrenza. Fuma? Fuma proprio no, però brucia. Oh, ma questo ragazzino me l'ha mollato a me. Tra un po' arriva il padre. Porello, qui fra padri che scompaiono e madri che non si sa chi so. Guarda chi si rivede. Ciao. Ma dove sei stato? È una settimana che sei sparito. Ho avuto una visita di certi parenti. Sai come sono i parenti? Magari stanno in campagna, poi improvvisamente saltano fuori. Eh no? Bello, guarda quanto è buono. Potrebbe anche essere tuo figlio. E potrebbe essere sì, a me mi manca niente, sa? Ah. Emiliano, Emiliano, via è bello. Via ecco papà. Scusa il ritardo, Lalla. Ma che quello è il padre? E che adesso è la madre? Ma che leggi? Con sto cuore, ma che hai ricominciato? Ridammelo. E mica te lo magno. No, è che non è mio, anzi lo devo vendere, anzi dovrei, ciao. Oh, ma fosse davvero uno stronzo. No, no, oh, scusi. Guarda che incontro fortuito. Te stavo giusto aspettata mezz'ora. Ma che fa qui? Ci possono vedere? È pericoloso. Pericoloso per te? A me che me frega.
Io sono qui per controllare il commercio. Fai conto che sono un ispettore alle vendite. Fa vede. Ah, vedo che non abbiamo venduto ancora manco una pagina, eh. Io sono in trattative con una squadra di calcio, cioè sono stato male, anzi aspetto una telefonata, ecco. Professor Bottini, lo vanno al telefono. Lo vede se dico bugie, sono loro, ci vediamo. Ci vediamo sì, stasera. Sì. E ricordate, 3 capoccioni contanti. Sì, contanti io seguo. Pronto? Ah, sei tu, zia Marta. Filippo, eravamo preoccupate. Preoccupatissime. Perché non sei venuto a mangiare da noi giovedì? Ti abbiamo aspettato tutto il giorno. Ho ricevuto una visita di parenti, di amici. Sono stato male. Con il cuore. Con il cuore? Ha avuto mal di cuore. Oh, povero Filippo. Filippo, ti serve niente? Possiamo far qualcosa per te? No, grazie. Anzi, forse potete fare qualcosa per me. Vengo stasera. Cioè, vengo subito. Con il cuore non si scherza. Vengo, eh? Per il cuore è quello che ci vuole. Ecco, questo ti farà certamente bene. No, ma io sto benissimo. È stato un momento. Bevi, su. Beh, ma è la quarta tazza. Non mi c'entra più. E questa notte dormirei qui. Sì, qui sì, da qui noi. Ma da quale noi? Dormire? È una settimana che non dormo. Ma Filippo! Il mio male non sta in questo cuore, ma in questo. Oh, il piccolo farmacista. Sì, un piccolo farmacista che costa 3 milioni. E io non ho neanche i soldi per comprarmi un cachet. Cento, 200, 300. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2.999.200, 2.999.300, 2.999.400, 2.999.500, 2.999.600, 2.999.700, 2.999.800, 2.999.900, 3 milioni. Avanzano 150 lire. 3 milioni? Sì, 3 milioni tutti per te. Ma io ero rimasto a 3.000 lire. Ma chi avete scippato? Sono i nostri risparmi. 50 anni di salvadanaio. Ma come faccio a restituirveli? Mi ci vorranno altri 50 anni. Non ti preoccupare, Filippo. Possiamo aspettare, sai. Tripoli, bel sol d'amore. Te giunga dolce questa mia canzone, rototototo, sventoli il tricolore dalle tue sponde, rumor il cannon, rototototo, amica, a corazza, benigno il vento, rondodondodo, Tripoli, taradada. Salve! Vi stavamo aspettando! Sei in ritardo. Stava diventando nervoso. Oh! Ada, non l'hai inviato, Mastico! Non l'hai inviato! Mi fai proprio ridere, Mastico! I miei omaggi, professore. Avete portato l'importo? Ecco qua. Contanti. Contateli. Vediamo. Niente, no? Che belli. Professore, perché ti hanno pagato una cassetta di elemosina? Che forza! Urrà, urrà, urrà! Oh. Oh. Ma professore, come sta a far diventare cena con tutti questi schiaffi? Ragazzi, come si fa a contare tutta questa roba? Guarda qua, sembra il serpentone monetario. Io mi fido. Oramai il professore è dei nostri.
Ma quale dei vostri? Io ho fatto solo quello che mi avete costretto a fare. E adesso basta. Con me avete chiuso. Ma quale chiuso? Qui aveva appena incominciato, capito? Mamma, che state a giocare i flipper? E te state zitta, sa? Scusate, professore, è stato un errore giudiziario. Ma insomma, che altro volete da me? Niente, solamente 3 milioni la settimana. Senza aumenti, senza IVA, senza fatture, senza niente. Guardate. Qua ci sta la prima ristampa, professore. È bella? Ma come? Un'altra? Sì, un'altra per adesso. Poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra ancora. Noi stambiamo in rotativa. E tu devi venire una rota. Se no, lo sai quello che ti aspetta, eh? Ma allora, per tutta la vita? Te m'hanno a batte pure a te. Chi è? Voilà. Professore Omaggi. Se vedemo, e a ricordati. Ciao, professore. E ricordati, eh? Il piccolo farmacista. Qua ma ci vorrebbero due zii alla settimana. Che vergogna. Guarda qua. Eroina, cocaina, marijuana, sigarette all'hashish. Io non le toccherei neanche con un dito. Che schifo. E pensare che c'è gente che fuma questa roba. Io li manderei tutti in galera. Tutti in galera. Tutti in galera. Tutti a scuola. Tutti al mare! Tutti al mare! Tutti al mare! A mostrare le chiappe chiare! Non c'è nessuno! Sono andato al mare! Allina! Come sei cresciuta! Ah, è così? Molte droghi. Per questo eri scomparso, eh? Tieni, Lallina, fuma pure tu. Ma non te vergogni. Guarda, prima me facevi tenerezza, mo me fai proprio schifo. Addio. Ma no, Lalla, io l'ho fatto per te, per salvare tuo figlio. Sì, mo si inventa pure mio figlio. Ma che figlio? Eccolo qua. Lo tengo sempre davanti agli occhi. Ma che stai, io non ci ho mai avuto figli. Questo è il pupo di Isa la battona, quella che sta con Masticone. Il pupo di Isa? E com'è che sta in braccio a te? Perché quando era piccolo lo tenevamo al laboratorio. Sto figlio de una mignota! Beh, povera creatura. Ma io li faccio arrestare tutti, sa! Pure il pupo faccio arrestare! Ma con chi ce l'hai? Ma che t'hanno fatto? Che m'hanno fatto? M'hanno fatto diventare uno spacciatore! Dicendo che se no ammazzavano tuo figlio, che invece era figlio loro! E io dai a core! Ma la droga non si vendeva! E corri, corri, corri! Per le scale, accesso in biblioteca! E poi grazie zia Marta, grazie zia Maria! 50 anni di monetine! E poi, contateli! E quello pa, non sganassone! E giù cortelli, cortelli, cortelli! Ma io li faccio arresta tutti, sa! E la giustizia trionferà! Con la musica! Ta-ta-ta-ta-ta! E la parola fine! The end! Medaglia d'oro allo studente Pippo Bottini. Per avere, con sprezzo d'ogni pericolo e alto senso del civico dovere, sgominato una banda di loschi trafficanti dediti alla corruzione della gioventù. Bravo, ragazzi. Bravo, Bottini. Bravo. 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 Sei il migliore. Sono contento di esserti amico. Il nostro angelo custode. Sono fatto di stringerti al mio fiero. Io, medaglia d'oro. Quanto pare un sogno. Oh, professor, svegliate. Svegliate. Professor, svegliate. O meno male, va. Chi mi ha fregato la medaglia? Ma quale medaglia? Sbrigate che giù hai baracchette, le tuzie sono diventate matte.
Matte, le zie. E no, dice che stanno a fa' un casino, dai! I vicini vanno a chiamare i carabinieri. I carabinieri? Oddio, il libro cuore! La droga! Boh, me lo va a mettere in moto il tandem! Vado! Torno subito! Oddio, oddio! Pedala, bombolo, pedala! Pedala! Frena, bombolo, frena, frena, frena! Ecco, lasciala così, così. Vieni con me, dai, svelto. Permesso, 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 scusate. Permesso. Fate l'arte, sono chiuse dentro. Oh, hanno sequestrato pure mio nonno. Zia Marta, zia Maria, aprite, aprite! Bombolo, sfonda la porta. Mo ce penso io, fate largo, arriva la forza bruta. Oddio. Vedrai, questi hanno fatto il pieno. Aiuta, aiuta, la professore, sia me vuol droga, che faccia a naso? Tanto ormai. Basta! Fermi! Fermi tutti! Andate via tutti! Andate via! Zia, ma non ti rendi conto? Lasciami, zia! Zia, ferma! Ma vi siete drogati tutti, eh? Zia, zia, ferma! Ferma! Ma non vi vergognate, alla vostra età! Non vi rendete conto! Oh, meno male, lei è dappertutto. E lei è in arresto. Eh? Oh, lasciatemi perdere, io sono un vitello, mica sono un ministro. Dio ti ha, professore. Non c'è niente da fare, bombolo. Purtroppo sei innocente. Via, via, fuori. Sono messo in bici. Largo, largo. Ciao, pesciolone, ciao, pesciolone. Torna, sai, io ti aspetto, sai. Vieni, io sto qui, ma perché me l'hanno portato via? Ma perché poi me l'hanno portato via? Dov'è l'armadio? Dove sono i soldi? Mastigoni! Maledetta, mi hai riconosciuto, ora devi morire! No, la nonna no, colpisci me piuttosto! E allora, beh! Oh, siete salva, cara nonna? Sì! E allora posso morire, Ferruccio, bambino mio, angeli del paradiso, aiutatemi! Il piccolo eroe ha reso la bella e ardita anima. Addio! Dal libro cuore di Edmondo De Amicis, il gruppo detenuti attori ha presentato Sangue Romagnolo. Ma presenta la domanda di grazia, disgraziato! Faccio strippatise! Oh, un'altra volta non ve ci fregate! Oh, quando è che se ne andiamo? Non sta bene, prima bisogna ringraziare. Ecco, mo se ne potremo pure a me. Attenzione, attenzione! I detenuti Bottini e Bombolo sono attesi in direzione con tutta la roba! Lalla! Pippo! Finalmente! È dalle 9 che vi sto aspettando. Ci hanno fatto uscire tardi, abbiamo dovuto aspettare che finissero tutte le evasioni. Una fila! Andiamo, va! Oh, lo sai che stai bene? Che sei pure ingrassato. T'hanno fatto bene sti 3 mesi. Se lo sapevo te ce lasciavo, così mi risparmiamo pure la cauzione. E che è la cauzione? La cauzione è quella cosa che se hai fregato abbastanza esci. E se no rimani dentro e te impari a fregare più la prossima volta. Oh, in 3 mesi ti sei fatto una cultura giuridica, eh?
Ma dove sta mandando? A scuola. Ferma, ferma. Che c'è? E ferma. Che c'è? No, no, a scuola no. A scuola non ci vengo. Ma perché? Capirai, sono stato pure in galera. Pensa se prima mi piavano un giro, figura da adesso. Oramai siamo forzati. Io mi sono scritto pure al sindacato del Castolani. Ma non di frescacce. Sai, gli scherzi, mi fanno trovare le sbarre alle finestre, mi mettono la lima nel maritozzo. No, no, no. Ma dai, andiamo, ti prometto che non ti spotteranno. Oggi è l'ultimo giorno, ci sta pure la premiazione. Dai, no, andiamo. No. E su che famo tardi. Ma no, ma io so pure vestito male. Non ti preoccupare, te l'ho portato io il vestito nuovo. Oh, tu pensi proprio a tutto. Pure ammazzame. Medaglia d'oro allo studente Franco Zelletta. Mentre campeggiava all'interno del Parco Nazionale degli Abruzzi, lo studente Zelletta scorgeva un cacciatore attorniato da un branco di lupi affamati, senza por tempo in mezzo e con sovrano sprezzo del pericolo, mentre il cacciatore imbracciava il fucile, lo Zelletta raccoglieva un grosso sasso e lo scagliava con tutte le sue forze sulla testa del cacciatore medesimo, uccidendolo all'istante e salvando così la vita di un preziosissimo branco di animali in via di estinzione. Medaglia d'oro al merito ecologico. Consentitemi ora di parteciparvi a un grande evento. È di nuovo fra noi, ritemprato nel corpo e nello spirito, il caro, amato, stimato professor Pippo Bottini, reduce dalle patrie galere. Ma che è successo? Ti hanno promosso. Dopo 3 mesi di galera sei diventato qualcuno. Caro professore, vedo che il corso d'aggiornamento le ha fatto bene. Com'è stato tra i tra gli operatori carcerari? Un po' ristretto. Ristretto forse nel corpo, ma avrà constatato che il contatto con i colleghi reclusi serve moltissimo ad allargare la mente. Beh, a volte non solo la mente, eh. Bene, bene, anche quelle sono esperienze validissime. L'importante è partecipare. Come disse l'inventore dell'ammucchiata. Ben detto, professore. Adesso a lei l'onore di aprire il ballo di fine anno. Musica! Uccelletto spaventato. Ero un fiore delicato, una mammola, un giaggiolo, oh che ne so, mammo. Mammo che sei in avanzo di galera, me fai morì stasera. Quando mi stringi col braccio tatuato, me fai sturba, rimango senza fiato. Amore mio, chissà che m'è successo, so sempre quello ma non so più fesso, non so più l'uomo de guerra tempo antico. Ammazza che ver figo che c'hai. Il mio ragazzo è un drigo, il tuo ragazzo è ok. Il mio ragazzo è un asso, il tuo ragazzo ha il cuore come un sasso. Il mio ragazzo minchia è un duro prepotente e manda all'ospedale tanta gente. Se al mio ragazzo tu gli dici no, ti mette come niente il capo. Mammo, mammo che sei in avanzo de galera, diventerai il re della balera. Con gli altri maschi me girava storta, mammo tu sì che mai travorta. Andavano, so bello e traditore, tu sei la borsa, io so lo scippatore. Io motta pio, te sbatto e te strapazzo, ammazza che ragazzo che c'hai tu. Il tuo ragazzo è un dritto, il tuo ragazzo è ok. Il mio ragazzo vuole vale sei. Il tuo ragazzo è un fusto. Il mio ragazzo è un asso. Il tuo ragazzo ha il cuore come un sasso. Il mio ragazzo minchia è un duro prepotente
cucinò. Di me del nome niente gabbò. Cazzotti e pistola, scalassoni e pancimbo. Tutti a scuola, con il pistol rock and roll.